Siamo qui, diamo il benvenuto a Marco Boldini, Legal di ETF Securities, che è venuto a presentare la conferenza stampa la tematica della Tobin Tax. E come avvocato le chiediamo come funziona la Tobin Tax e quali sono gli investitori più colpiti, soprattutto oggi che, come diceva prima, è l'ultimo giorno utile per il pagamento della Tobin Tax. Sì, buongiorno. Sì, grazie per la domanda. Effettivamente oggi è l'ultimo giorno utile per il pagamento dell'imposta. La Tobin Tax è appunto un'imposta che colpisce tutte le transazioni finanziarie che abbiano ad oggetto azioni del mercato italiano o strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio italiano e colpisce altresì tutti gli strumenti finanziari derivati che appunto replichino indici del mercato italiano o che abbiano sottostante azioni del mercato italiano. Con alcune precisazioni, vale a dire che tutto quello che riguarda gli strumenti derivati viene colpito dall'imposta a condizione che il sottostante sia composto in misura prevalente, e quindi il chiarimento dice che misura prevalente significa che il peso deve essere maggiore del 50% da azioni italiane, con un'applicazione di una flat fee che varia a seconda se il derivato viene contrattato OTC, quindi al di fuori dei mercati regolamentati, o all'interno dei mercati regolamentati. Si arriva per i derivati a un'imposta massima di 200 euro per parte, qualora il derivato abbia un nozionale superiore al milione di euro. Per arrivare invece all'imposta pagabile sulle azioni o sugli altri strumenti finanziari partecipativi, che è dello 0,22% per il 2013 e 0,20% a partire da gennaio 2014 se su mercati non regolamentati, quindi OTC, e dello 0,12% 2013 e 0,10% per quanto riguarda invece i mercati regolamentati. Qual è l'impatto che ha avuto fino adesso la Tobin Tax sul mercato italiano e sugli investitori italiani? Va subito fatta una premessa, ovvero sia che i dati presenti ad oggi sono molto limitati, dovuti al fatto che l'imposta è entrata sì in vigore il 1 marzo 2013, ma limitatamente alle azioni, ed è entrata in vigore invece il 1 settembre per quanto riguarda i derivati. Certo è che gli scambi finanziari hanno mostrato alcuni segni di decrescita. Noi non possiamo dire se siano tutti imputabili alla Tobin Tax, ma certamente abbiamo visto un decremento di circa il 12% nella contrattazione di strumenti finanziari derivati e un decremento di circa il 45-46% per il valore di strumenti azionari contrattati su Borsa Italiana. Voi vi occupate prettamente di ETF, anzi solamente di ETF, che come spiegava non sono toccati dalla Tobin Tax, però forse durante la conferenza stampa prima accennava al fatto che in realtà non è del tutto vero questo, anche gli ETF sono toccati in maniera forse secondaria dalla Tobin Tax. Ci vuole spiegare di cosa si tratta? Sì, in realtà ovviamente ETF Securities vende ETC e ETF allo stesso tempo. Gli ETF sono strumenti finanziari che appunto abbiamo detto sono esentati dalla Tobin Tax, sono esclusi dalla Tobin Tax. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il trasferimento di quote di ETF non risente della Tobin Tax. Tuttavia, proprio per la trasparenza che l'investitore deve avere, va detto che alcuni costi indiretti, seppure molto limitati, possono influire sulle ETF, vale a dire i costi di strumenti finanziari derivati che stanno appunto dietro tutti quegli ETF cosiddetti sintetici, possono avere delle ripercussioni sullo spread e quindi in battuta finale e in via residuale anche sull'investitore finale. Tuttavia va detto che per il limitato impatto dell'imposta sugli strumenti derivati, che abbiamo visto essere 200 euro come massimo per parte, è facile capire come alla fine per l'investitore sia decisamente più vantaggioso acquistare un ETF rispetto a uno strumento azionario puro, proprio perché l'imposta che dovrà pagare nel caso di trasferimento è completamente annullata e lo spread subirà un leggerissimo rialzo dovuto a questo nuovo costo aggiuntivo. Va precisato che per quanto riguarda invece gli ETC, avendo come sottostante commodities o comunque sia qualsiasi strumento che non sia azionariato italiano, sono completamente esenti, quindi non ci sono nemmeno quei minimi costi indiretti di cui accennavamo prima. In conferenza stampa faceva riferimento al fatto che in Italia, come diceva anche prima la nostra chiacchierata, c'è stato un decremento degli investimenti in azioni in altri mercati, mentre invece in altri paesi ci sono stati degli aumenti in altri paesi in cui era la Tobin Tax. Ritiene quindi che in Italia la Tobin Tax non stia facendo, diciamo, il suo dovere?
Certamente il gettito della Tobin Tax è al di sotto delle aspettative e quindi da un lato quello che il governo aveva sperato ad oggi non sta ottenendo. Non solo, in realtà sta diffondendo nel sentire comune l'idea che ci sia una nuova imposta. L'investitore finale ben poco capisce di quanto reale impatto stiamo parlando, ma certamente capisce che ha una nuova imposta da pagare e che quindi, piuttosto che andare a comprare nuove azioni italiane o strumenti finanziari derivati, cercherà appunto degli strumenti finanziari alternativi, come possono essere per esempio gli ETC, che sono completamente esclusi dall'ambito di applicazione della nuova imposta. Va detto che per quanto riguarda gli strumenti finanziari derivati si è visto nel DAX un aumento di circa il 7% di contrattazione di strumenti finanziari derivati, in Italia si è vista invece una flessione di circa l'11%. Ancora una volta, impossibile determinare se questo sia dovuto alla Tobin Tax, ma certamente questa è una coincidenza che fa supporre che qualche impatto ci sia già stato. Perfetto, Blue Rating ringrazia Boldini di ETF Securities per questo interessante contributo sul mondo della Tobin Tax, un mondo che interessa molto gli investitori e che sta anche dando tante preoccupazioni. La ringrazio. Grazie a lei.